Grazie Presidente, signor Sottosegretario. Nel 1938 a Monaco si incontrarono i rappresentanti di Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania e decisero che c'era una regione dell'allora Cecoslovacchia, i Sudeti, nella quale c'era una maggioranza, o comunque una consistente parte del popolo che parlava tedesco. Il governo in particolare britannico di allora, seguendo quella che si chiamava l'appeasement, quindi in sostanza l'idea di fare in modo che Hitler non si irritasse, Hitler che già aveva dimostrava di avere una forza industriale e militare, decise insieme alla Francia, le grandi democrazie europee, decisero che quella parte di Cecoslovacchia poteva essere data alla Germania nazista. Lo pensarono non perché volessero fare un regalo alla Germania, ma lo pensarono perché evidentemente pensavano che in questo modo avrebbero fermato la guerra, avrebbero fermato le mire espansionistiche della Germania nazista. Winston Churchill reagì con una frase che è rimasta nei libri di storia, disse: potevano scegliere tra la guerra e il disonore, hanno scelto il disonore, adesso avranno la guerra. Ecco, io penso che noi dobbiamo sempre guardare alla storia. Oggi i colleghi del Movimento 5 Stelle, proprio loro che non sostengono l'uso delle armi all'Ucraina, ci richiamavano ad aumentare le ore di storia. Bisogna farlo, cari colleghi 5 Stelle, ma poi la storia bisogna studiarla e rendersi conto che quando si cede alle minacce di un violento, raramente lo si ferma. Raramente lo si ferma e più spesso lo si incoraggia ad andare avanti. Oggi sul Foglio è uscito un bellissimo pezzo di Condoleezza Rice e Robert Gates. Condoleezza Rice, ricorderete, era la segretaria di Stato del presidente Bush. Robert Gates ha servito come ministro della difesa sia nell'amministrazione Bush che nell'amministrazione Obama, il che gli dà, diciamo così, un'aura bipartisan. E anche loro si sono rifatti alla storia, dicendo che Putin ha sostanzialmente pensa di avere una missione medianica, che è quella di ricostruire l'impero russo. E citano un altro importante dirigente statunitense, Brzezinski, che era stato consigliere nazionale del presidente Carter: non esiste un impero russo senza l'Ucraina. Putin non si ritirerà dall'Ucraina. Putin non accetterà una conferenza di pace. Putin non sceglie di invadere l'Ucraina come un diversivo. Putin ha un disegno strategico in testa, che è quello di riprendersi un pezzo di ciò che ritiene essere parte del suo paese, del suo impero, cosa che ha fatto già in precedenza, perché la prima guerra che ricordiamo, una delle prime che abbiamo avuto in questo secolo in Europa, è stata l'invasione della Georgia, l'Ossetia del Sud. Sappiamo che l'annessione della Crimea risale al 2014 e l'Occidente in questi casi di fatto ha seguito la politica di Chamberlain. In un certo senso ha scelto il disonore e ha ottenuto la guerra, perché nel 2022, ormai tra poco sarà un anno, ci siamo trovati con le truppe russe, non più sovietiche, ma russe, che hanno invaso un paese pacifico, un paese sovrano, un paese che aveva la sola colpa di volere autodeterminare il proprio futuro. Noi questo non possiamo accettarlo e non possiamo pensare che sia una cosa che non ci appartiene, collega Floridia. Glielo dico per il tramite della Presidente. Quale futuro vogliamo per i nostri ragazzi? Un futuro di libertà. Vogliamo un futuro di libertà. E quando si consente a un paese di privare un altro paese della sua libertà, si sta considerando la libertà un valore negoziabile. La battaglia che l'Ucraina fa per la sua indipendenza è la nostra battaglia, è la nostra battaglia, non è una cosa che riguarda altri.
E noi lo sappiamo meglio di chiunque altro, perché questo paese è un paese che ha costruito la sua Repubblica dopo una lotta di liberazione da un invasore straniero che teneva il nostro paese sotto il tacco dei suoi stivali. E cosa abbiamo imparato noi italiani dalla guerra di resistenza e dalla guerra contro il nazifascismo? Abbiamo imparato che la pace senza la libertà e senza il diritto è una scatola vuota. La pace di per sé stessa, come l'assenza di conflitto, si ottiene anche pestando, calpestando il suolo di un altro paese, assoggettandolo, soggiogandolo, privandolo della sua sovranità. Si ha assenza di conflitto, si ha pace tecnicamente, ma è pace? È la pace che sta scritta dentro la nostra Costituzione? No, colleghi, l'assenza di conflitto non è di per se stessa pace, di per se stessa pace. Ed è per questo che noi, nonostante siamo lontanissimi, io mi consideri lontanissimo, diciamo, nelle posizioni ideologiche di questo governo, le dico, sottosegretario, attraverso lei, al ministro Crosetto e alla presidente del Consiglio Meloni, andate avanti, stiamo con l'Ucraina, senza tentennamenti, senza perplessità, stiamo dalla parte del diritto internazionale, stiamo dalla parte della pace nel senso della libertà, del diritto e della possibilità di un popolo di autodeterminarsi. Quello è il posto dell'Italia, perché se l'Italia non sta lì, se l'Italia non aiuta l'Ucraina in questa lunga guerra di logoramento, perché guardate, Putin pensa una cosa, che il popolo russo alla difficoltà, ai problemi, agli stenti, è abituato storicamente, così che hanno vinto con Napoleone, così che hanno vinto con Hitler. Il popolo russo non si preoccupa di questo, pensa Putin, e Putin pensa di poter continuare senza un termine, perché lui sa che può contare su una resilienza e sul fatto che quel popolo sopporterà ancora una volta le difficoltà della storia. Noi non dobbiamo però consentire che questa guerra continui all'infinito, perché anche il popolo ucraino, nonostante la sua eroica resistenza, sta vedendo le sue infrastrutture colpite, ovviamente sta avendo ripercussioni economiche enormi, sta vedendo la propria popolazione civile colpita, perché il vigliacco invasore russo in questo momento di difficoltà militare colpisce i civili, colpisce le infrastrutture che servono alla gente qualsiasi, per riscaldarsi, per accendere la luce in casa, per poter avere l'acqua calda. E noi dobbiamo stare accanto a loro e fare in modo che al più presto possibile i russi siano riportati quantomeno ai confini del 24 febbraio, se non anche alla liberazione dell'Ucraina, e farlo in fretta, perché così finirà in fretta la guerra, perché Putin non si ritirerà, Putin non chiamerà una conferenza di pace. Io lo vorrei con tutto il mio cuore, ma dubito, scommetto una cifra, caro sottosegretario, che questo non accadrà, altrimenti non avrebbe invaso. Però attenzione, l'Italia deve essere lì senza infingimenti, perché purtroppo oggi, se leggete il bellissimo reportage di Daniele Raineri dalla Donbass, quando Raineri, il corrispondente di Repubblica, ha chiesto a un soldato ucraino «si può ancora passare?», il soldato ucraino gli ha detto «vieni qui con un carro armato, lasciamelo e allora puoi passare». Perché, dice Raineri, nelle rassegne stampa, in quello che la stampa manda, l'informazione ucraina manda ai suoi soldati, passa l'idea che l'Italia stia dubitando, passa l'idea che l'Italia abbia delle esitazioni. E allora le dico, il sistema di difesa antiaereo va mandato senza esitazioni, proprio per proteggere quella popolazione da quegli attacchi che sta subendo in questo momento. E dire abbiamo paura per la difesa dell'Italia, pensare che la NATO per mandare questo sistema di difesa antiaereo SAMP-T sguarnisca l'Italia, è evidentemente una cosa che non sta né in cielo né in terra, non è che si copre l'Ucraina e si scopre l'Italia. E guardate che i francesi, i tedeschi, hanno cominciato a mandare armi, hanno cominciato a mandare anche mezzi blindati, gli stessi
tedeschi. Ormai anche i Verdi nella coalizione al governo a Berlino stanno andando in quella direzione. Dicono liberate i Leopard, no? Cominciamo a mandare anche lì i carri armati. E allora, benissimo, noi appoggiamo la posizione del governo e l'azione del governo, però che le divisioni che abbiamo visto sotto il pelo dell'acqua all'interno della maggioranza, perché lo sappiamo benissimo, la Presidente Meloni ha sempre preso posizioni molto nette, ma le altre forze politiche della maggioranza, Forza Italia, la Lega ha un antico rapporto con la Russia e così il leader di Forza Italia, non compromettano la posizione cristallina che il nostro Paese ha tenuto con il governo Draghi e che la Presidente Meloni ha annunciato. Noi su questo saremo molto attenti, sottosegretario, perché vogliamo che alle vostre parole seguano i fatti. Avete continuato sulla linea del governo Draghi, doveste essere considerati l'anello debole, mi fermo, signora Presidente, dovessimo essere considerati l'anello debole dell'alleanza occidentale, io credo sarebbe una responsabilità storica gravissima che ricadrebbe sulle spalle di questo governo. Grazie, senatore Scalfaro.